Presidente, voi oggi annunciate una collaborazione con il Museo dei Cinque Sensi, che è anche funzionale alla vostra presenza a Sciacca durante il periodo invernale, per la prima volta con una struttura che rimarrà aperta alcuni mesi. Sì, assolutamente. Abbiamo lanciato l'operazione Winter Sun, presentata la scorsa settimana in occasione della fiera del turismo al TTG insieme all'assessore al turismo Mario Messina. E tra le attività, e direi un'ottima proposta che abbiamo ricevuto, abbiamo deciso di portare avanti nelle nostre iniziative, c'è questa collaborazione al Museo Diffuso dei Cinque Sensi a Sciacca, che aiuta le nostre strutture, il turismo che intendiamo portare in inverno a Sciacca a passare le belle vacanze. Diamo un'opportunità in più per incoraggiare quello che io chiamo il turismo esperienziale. Cioè, dobbiamo, oltre a offrire le solite, validissime escursioni a carattere culturale e rinomate in tutto il mondo, Valle dei Templi piuttosto che Selinunte, Palermo o anche la stessa Etna, offrire qualcosa in più legato molto al territorio. Dunque, insieme a Viviana e loro ci hanno fatto delle proposte che sono molto valide, qualcosa che allo stesso tempo è genuino ma raffinato, cioè andare a riscoprire dei tesori la città di Sciacca, che possono molto piacere sia al turismo che fa un soggiorno lungo. Noi avremo turisti qui che staranno 4 settimane, magari una terza età, e dunque hanno già nelle 4 settimane fatto tante escursioni, vanno a cercare qualcosa di particolare, ma anche a quelli che sono cosiddetti city break. Cercheremo di portare quel turismo weekend, che magari in questo momento è concentrato sulle grandi città, cerchiamo di portarlo a Sciacca e dare qualche cosa di raffinato. Andiamo a cercare qualche cosa che non possono trovare magari un weekend a Palermo, incontrare l'artigiano, far conoscere i valori del carnevale di Sciacca, costruendo le maschere di cartapesta come loro mi hanno proposto. Insomma, cerchiamo di completare l'offerta e renderla unica sul territorio siciliano. Che non sarà l'unica durante la stagione invernale. Voi avete pensato anche a degli altri appuntamenti, anche sul piano della convegnistica, per quello che è possibile, naturalmente. Sì, assolutamente, stiamo lavorando in modo egregio col comune di Sciacca per organizzare tutta una serie di eventi sempre sul territorio di Sciacca. Stiamo pensando a un evento su Sciascia a gennaio, degli eventi sportivi, dunque in modo da popolare di eventi che possano richiamare il turismo su Sciacca. È un grandissimo impegno, noi troviamo accanto a noi sia l'assessorato al turismo, appunto sia il comune, sia soggetti di Sciacca stesso. Io penso che dobbiamo attingere a tutte le forze possibili e immaginabili per riuscire in questa impresa, destagionalizzare e moltiplicare per due, perché di questo si tratta di raddoppiare il turismo a Sciacca, perché noi stiamo chiusi 6 mesi l'anno ed è un sacrilegio. Dovremmo riuscire a restare sempre aperti e offrire quello che abbiamo a disposizione. Mi viene risultato come sarà articolato il vostro intervento? Allora, intanto noi puntiamo sempre sul binomio genuinità e qualità, no? Quindi la volontà è quella di offrire delle esperienze che siano autentiche, genuine, come diceva appunto Marcello Mangia, sono offerte che non si possono trovare altrove semplicemente perché sono legate all'identità del nostro territorio, quindi sono uniche, e combinandole con una qualità che significa rispetto, rispetto per noi stessi in primis e rispetto quindi per chi ci viene a visitare. E quindi offriremo una serie di percorsi esperienziali costruiti insieme agli artigiani del territorio. Io penso che questa collaborazione ha un grande valore, perché se ci pensiamo un secondo, non si tratta di, come dire, un accordo commerciale tra un classico tour operator e un imprenditore del calibro di Marcello Mangia, e quindi presidente di Aeroviaggi. È un qualcosa di diverso. Da un lato abbiamo un territorio, quindi una comunità che è fatta quindi di cosa? Di tante persone che hanno scelto di mettersi in azione per condividere il proprio patrimonio materiale e immateriale e generare quindi un'economia sana. E quindi nel momento in cui c'è un territorio, una comunità che si mette in azione per fare questa cosa, quindi per generare economia sana, tutelando, valorizzando la propria identità e iniziando a offrirla al mondo, a quel punto c'è un imprenditore che è uno dei più grandi imprenditori del nostro territorio che coglie questa opportunità perché la sente come un'opportunità e nasce questa sinergia che
che comunque a Sciacca porta già a un grandissimo risultato che è tanto, di cui tanto si parla, si è tanto parlato negli anni, cioè la destagionalizzazione. Oggi stiamo destagionalizzando perché a gennaio arriveranno i primi turisti e grazie a questa collaborazione probabilmente arriveranno, li vedremo girare nel centro storico in cerca di esperienze, insomma, da vivere.